Innanzitutto voglio ringraziare Father Valentino Cottini e tutto lo staff del PISAI di Roma per avermi invitato a ricordare come 50 anni fa il nostro centro di studi di Tunisi, la Manuba, ha dovuto lasciare Tunisi ed è stato chiamato a venire qui a Roma. Ringrazio ancora Padre Valentino Cottini di aver ricordato i nomi di questi grandi antenati nostri nel dialogo islamo-cristiano. Però voglio anche ricordare che 7 dei miei studenti del PISAI sono morti per testimoniare del loro amore per Dio e il popolo algerino in Algeria. Penso a Alain Diolongard, Jean Cheviard, Charles Dekers, Christian Chessel, Christian de Chergé, il priore dei trappisti di Tibhirin, Odette Prévost, e poi non dimentico un prete di Roma, Andrea Santoro, che morì a Trebisonda in Turchia. Tutti questi sono stati i miei studenti, non posso non pensare a loro oggi. Ora vi chiedo di tornare indietro nella storia e di pensare di vivere nel 1964. Nel 1964, ricordate, cosa facevate voi in quell'anno lì? Beh, allora, il nostro istituto ha un passato tunisino, come è stato ricordato brevemente dal nostro superiore generale. Origini molto modeste, infatti dal 1926 al 1940 era la sezione di studi arabi ed islamistica dell'Institut des Belles Lettres Arabes, IBLA, la cui anima era padre André de Merseman. La sua vita ultimamente è stata scritta dal suo nipote, figlio di un cugino suo, e pubblicato a Parigi. Questo istituto era stato creato a Tunisi, come è stato detto, nel 1926 per garantire ad alcuni dei membri dei Padri Bianchi, in collaborazione con dei professori tunisini, un'inculturazione di qualità in lingua e letteratura araba e una conoscenza scientifica e teologica dei valori della religione musulmana. Questa sezione dell'Ibla di Tunisi vide crescere il suo successo, mentre l'istituto si sviluppava come centro interculturale e interreligioso tra cristiani e musulmani nella Tunisia del tempo, grazie al circolo delle amicizie tunisine, le amitié tunisienne, dal 34 al 64, con l'appoggio poi del Centro di Studi di Cartagine e la pubblicazione della sua rivista Ibla e delle sue collane di ricerche folcloristiche. 2 anni di studi approfonditi, sia in arabo letterario classico sia in dialetto tunisino popolare, con seminari e letture per capire dal di dentro la psicologia musulmana, offrivano così un'ottima preparazione ai futuri testimoni del Vangelo chiamati a lavorare e collaborare con i musulmani del Nord Africa, nelle scuole, negli ospedali e nelle attività sociali. Ma le stanze, gli insegnanti e la biblioteca non riuscirono più, poco a poco, a corrispondere a tutte le richieste di questa doppia finalità dell'Ibla di Tunisi. Si doveva quindi pensare a uno sdoppiamento dell'insieme, distaccandone la sezione studi e formazione per costituirlo in un istituto autonomo, e fu proprio questa la decisione dei superiori responsabili dei Padri Bianchi alle soglie del 48. Nel mese di settembre dell'anno seguente venne così aperto il suddetto istituto nella periferia nord di Tunisi,
nella piccola città di Lambanuba, una vecchia casa di stile arabo El Kubis fu acquisita nell'estate 48. Doveva essere la residenza dei professori e degli studenti all'inizio dell'anno accademico 49-50. Un antico palazzo beilicale vicino, nascosto in mezzo a un parco di aranci di 5 ettari e acquisito alla stessa epoca, serviva da locali universitari, insegnamento e biblioteca. Dopo alcuni anni la casa di El Kubis fu venduta e la baroniere poteva ormai ospitare i professori e gli studenti dopo parecchi aggiustamenti edilizi. Finalmente l'istituto facilitava così a tutti la convivenza accademica di un college adatto alla sua propria finalità, insegnamento scientifico e biblioteca specializzata, condivisione delle esperienze e vita di comunità. Dall'inizio aperto ai padri bianchi, l'istituto fu ben presto aperto a preti religiosi, religiose e laici di tutte le denominazioni, in un clima di perfetto ecumenismo. E la direzione ne fu assunta successivamente dai padri Brossi, Prevot, Letellier e Marchand, i quali potevano partecipare anche all'insegnamento di tutte le materie programmate con la collaborazione di professori specializzati, e i nomi sono stati ricordati da Don Valentino. Padre Joseph Brossi fu il più fedele degli insegnanti, prima che venisse a mancare nel corso di una sua lezione, il 23 marzo del 60. Non mancarono mai i visiting professors, tra i quali bisogna ricordare padre Anawati e i suoi colleghi del Cairo e anche Louis Gardet. Il nucleo del programma degli studi, come era stato trasmesso dall'esperienza precedente, si concentrò sui metodi rinnovati dell'apprendimento dell'arabo letterario e della sua letteratura classica e moderna, e sulla diversificazione dei settori dell'islamistica. Si rinunciò poco, alcuni anni, all'apprendimento del dialetto tunisino. Il cursus didattico di 2 anni conobbe talvolta uno sdoppiamento del programma del secondo anno, specialmente a causa degli orientamenti e delle capacità degli stessi studenti. Infatti il loro numero si faceva sempre più importante e variegato, ecco il problema. Nell'anno accademico 63-64 erano una cinquantina, tra i quali 17 padri bianchi. La direzione aveva dovuto rinunciare alla formula del college. Non tutti potevano trovare alloggio alla baroniera, tanto più che cresceva anche il numero delle suore come studentesse. Bisogna ricordare che l'istituto, per le autorità del paese, era ufficialmente un seminario superiore dei padri bianchi. Per alcuni motivi si doveva anche pensare a un riconoscimento degli studi con diplomi di vari gradi, ed è per questo che la direzione dei padri bianchi riuscì a ottenere per l'istituto, dalla congregazione dei seminari e delle università della Santa Sede, ma in forma privata, questo è molto importante, in forma privata, il titolo di Pontificio Istituto di Studi Orientali, IPO, in data del 19 marzo del 60. Di conseguenza, il programma degli studi fu esteso a 3 anni, conclusi da una laurea in scienze orientali, secondo i criteri romani. E questo non senza grandi difficoltà per l'insieme dei professori, i quali erano impegnati fuori istituto, in molte attività pastorali e responsabilità editoriali. In seguito a questa crescita dell'istituto, si poteva pensare che un giorno o l'altro
si sarebbero dovute ripensare le condizioni del suo avvenire. Ecco, gli eventi del 64 dovevano provvidenzialmente costringere i suoi responsabili a fare delle scelte non del tutto scontate. Allora, quali furono le circostanze del trasferimento? L'estate 64. Ricordate la nuova situazione tunisina? L'istituto, come l'avete sentito, era cresciuto in una Tunisia che da protettorato francese era diventata indipendente il 20 marzo del 56 e poi repubblica il 25 luglio 57 con Habib Bourguiba presidente. Tale evento spinse la popolazione francese e cristiana a lasciare progressivamente il paese. Il Marocco e l'Algeria conoscevano anche altri destini politici. Allora, in Tunisia, ben presto, la Chiesa Cattolica si trovò costretta a cambiare le modalità della sua presenza per poter continuare la sua missione di testimonianza e di servizio. Infatti, dall'inizio del 63 furono iniziate delle trattative sia a Tunisi sia a Roma per ridefinire le condizioni giuridiche di questa presenza e garantire il libero servizio alle sue istituzioni educative e ospedaliere. Queste negoziazioni si conclusero con il modus vivendi del 23 luglio del 64, convenzione firmata dalla Repubblica Tunisina e dalla Santa Sede. Secondo questa nuova definizione giuridica delle loro relazioni, l'arcidiocesi di Cartagine diventava una semplice prelatura. Le istituzioni della Chiesa erano ridotte di numero e seconda della loro propria utilità e le condizioni della pratica del culto cristiano. Allora, l'istituto IPO era stato ignorato dalla lista aggiunta alla convenzione che elencava le istituzioni riconosciute dallo Stato tunisino. Si poteva forse parlare di un vuoto giuridico? Non si sa. Si poteva forse pensare a ridurne le dimensioni e a ritornare all'Ibla di Tunisi come modesta sezione di studi e di formazione come prima? Fatto sta che l'istituto era diventato troppo importante a causa del suo insegnamento e anche del suo successo accademico, tant'è vero che i suoi responsabili avevano deciso anticipatamente di ridurre il numero delle iscrizioni per l'ottobre del 63. Alcuni dei suoi professori studiavano anche l'ipotesi di dover lasciare la Tunisia. Questa prospettiva si fece più realistica quando lo Stato tunisino, con la legge del 15 maggio del 64, prese la decisione di nazionalizzare tutte le terre a vocazione agricola i cui proprietari fossero stranieri. La baroniere stava in mezzo a un parco di 5 ettari di aranci ed era quindi destinata a far parte oramai del demanio dello Stato tunisino. Fatto sta che padre Denis Marchand, il 4 agosto del 64, ricevette la visita del delegato, il sottoprefetto di Lamannuba, e dovette firmare il documento che trasferiva la proprietà di La Baronnière alle autorità tunisine, nella fattispecie al segretariato di Stato per l'agricoltura. L'accordo prevedeva che i locali sarebbero stati svuotati e consegnati alle autorità locali il 31 agosto. Infatti, le chiavi furono consegnate l'8 settembre al delegato di Lamannuba, prima di vedere i padri Marchand, il superiore,
da Gorn, Müller, Maquet e io, imbarcarsi il 10 settembre diretti a Marseille, Marsiglia, il grande porto del sud francese. Ma perché Marsiglia? Ecco il problema. Donde le molte ipotesi, vedete, per un trasferimento necessario oramai. Tale era la realtà, triste per noi. L'istituto doveva lasciare la Tunisia senza indugio e rinunciare quindi al vantaggio di una formazione linguistica in un paese arabofono. Ma dove andare? Dal 7 al 10 agosto, a Roma, i padri Jacques Lanfry, consigliere del superiore generale allora assente, il superiore generale era assente, Michel Calens, provinciale dei padri bianchi della Tunisia, Jean-Marie Fissé, il suo omologo per i padri dell'Algeria, Denis Marchand, il direttore dell'istituto, e padre Caspar e io, professori, a Roma abbiamo tentato di realizzare quali erano le ipotesi per un trasloco realistico, realistico. Il cardinale Duval, arcivescovo di Algeri, offriva una parte del suo seminario maggiore di Cuba, presso la capitale algerina. Altri pensavano a un insediamento a Marseille, in collaborazione accademica con l'Università francese di Aix-en-Provence. Alcuni avevano anche ipotizzato un trasferimento a Gerusalemme nei locali del nostro seminario maggiore di Sant'Anna dei Greci Melchiti, ma era una soluzione del tutto aleatoria. Nell'attesa di una decisione definitiva, fu ordinato di organizzare provvisoriamente il trasloco di tutto il materiale, macchine, arredamenti, biblioteca, eccetera, a Marsiglia. I padri Calens, Marchand e Bormos tornarono allora a Tunisi per organizzare il trasloco e fu una bella fatica in due mesi, sapete. Il primo dei tre, padre Calens, andò con padre de Mersoman dal presidente Bourguiba a Monastir per informarlo della decisione e ottenere tutte le facilitazioni amministrative necessarie per la partenza. A Marseille, padre Lanfry si adoperava alla ricerca di qualche casa adatta alle ricerche dell'istituto, dato che si pensava di essere nel futuro, diciamo, nell'ambito dell'Università di Aix-en-Provence. Un'avventura. Come padre Lanfry dice nel suo rapporto, la soluzione ex e dintorni si rivelava quasi inattuabile. Il 20 agosto egli ritrovò a Marsiglia, il padre Fissé, il padre Calens e il padre Marchand, il nostro superiore e rettore, che partecipavano allora a un incontro di pastorale nordafricana. Il primo fece sapere che la soluzione Alger-Cuba era difficile e molto anche aleatoria, essendo la situazione del paese in Algeria molto incerta. Si rischiava in un futuro prossimo di ritrovarsi in una situazione simile a quella tunisina. Allora il rapporto concludeva a favore di un insediamento provvisorio a Marseille. E fu così confermato l'ordine di traslocare tutto a Marsiglia. Alla Manuba, bagagli di tutti i tipi e due piccoli container furono ben presto pronti per la partenza. Il permesso di portare via la biblioteca nostra fu ottenuto mediante il dono alla Biblioteca Nazionale Tunisina di tutti i libri relativi alla Tunisia, ed era giusto. Si riuscì così, fortunatamente, a concludere le formalità amministrative e il
rimpatrio dei padri cittadini francesi in pochi giorni all'inizio di settembre. Allora, perché un trasferimento a Roma? Ecco la sorpresa, la sorpresa. Dunque, i padri sono arrivati a Marsiglia l'11 settembre 64 e naturalmente il primo lavoro raggruppare tutti i bagagli dell'istituto. E il preside, padre Marchand, canadese lui, riuscì non senza fatica a collegarsi telefonicamente con padre Lanfry, il quale si trovava allora a Roma, nell'assenza del superiore generale. Ed ecco la sorpresa. Quest'ultimo gli fece sapere che era stato deciso di trasferire l'istituto dove? A Roma. Dove bisognava mandare i bagagli via treno alla casa generalizia dei padri bianchi, perché la casa destinata ad accogliere l'istituto sarebbe stato finalmente disponibile soltanto il 25 ottobre. E perché? Infatti, la casa generalizia delle suore missionarie di Nostra Signora d'Africa, le nostre suore bianche, avevano scelto allora di spostare la loro casa generalizia dal Trastevere superiore a Frascati. Però i locali sarebbero stati dunque liberati a fine ottobre. E così, vedete, siamo andati a finire a Roma via strada, in macchina, padre Marchand, padre Maquet e io con loro, e siamo arrivati a Roma con padre Caspar, che era già insediato sul posto, e abbiamo pian piano tentato di sistemare le cose alla fine di ottobre per far sì che l'istituto potesse riprendere subito, diciamo, la sua missione di insegnamento. Perché questo? Paolo VI, ricordate, aveva creato nello stesso anno del 64 a Pentecoste il segretariato per i non cristiani, affidato alla direzione del cardinale Marella. Aveva promulgato la sua enciclica del dialogo Ecclesiam Suam. Era questo, vedete, il contesto globale in cui la decisione era stata presa dalle autorità dei padri bianchi, e il loro superiore generale, padre Volker, lo spiegò il 15 settembre ai padri dell'istituto appena arrivati a Roma. Si era convinto che la presenza di una squadra di specialisti del mondo musulmano a Roma corrispondeva alle nuove attese della Santa Sede e che le prospettive di un dialogo con i non cristiani, i musulmani soprattutto, richiedevano l'appoggio di un istituto preparato per tale scopo. E la dichiarazione Nostra Aetate per le relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane stava allora, diciamo, per essere definitivamente elaborata. Padre Lanfry ha spiegato un po' tutti i motivi che potevano giustificare tale scelta. E devo qui ricordare brevemente, vedete, che c'era già uno dei nostri, padre Joseph Cuoc, che voglio ricordare, lavorava da anni a Roma alla Congregazione per le Chiese Orientali. E subito dopo la creazione del segretariato per i non cristiani era stato, diciamo, trasferito al suddetto segretariato per essere incaricato specialmente della sezione a rapporti con i musulmani. E credo che sia stato lui più o meno a suggerire nell'orecchio dei nostri superiori di allora che forse sarebbe opportuno far venire i padri migranti da Tunisi via Marsiglia a Roma. Storie di migrazione, ne siamo sempre, non dico le vittime, ma gli operatori. E credo che tutto questo richiede la spiegazione storica del nostro insegnamento. Direi che abbiamo potuto riprendere subito l'insegnamento
a metà novembre. E questo era molto importante per il trasferimento del nostro istituto, non creare un vuoto di un anno nel programma accademico. Allora, in conclusione, devo dire che è merito di padre Denis Marchand di aver così garantito con i suoi collaboratori il trasferimento dell'insieme degli arredamenti e della biblioteca dell'istituto da Lammanuba a Roma. L'autunno del 64, dunque, vide l'istituto ricostruirsi tale quale nelle stanze adesso affidate dalle suore bianche al 15 del viale 30 aprile, sulle alture del quartiere Trastevere Superiore. L'anno accademico fu ripreso come al solito, gli studenti padri bianchi beneficando ancora per alcuni anni del regime di college. Il corpo professorale raggruppava quindi i padri Marchand, Dagorn, Müller, Caspar e colui che vi parla, con l'aiuto di alcuni lettori arabofoni residenti a Roma, preti e laici cristiani. Gli studenti erano 24. È proprio il 18 novembre che le attività didattiche furono così riprese a Roma, dopo una seduta solenne presieduta dal cardinale Agagianian, allora prefetto della Sacra Congregazione della Propaganda, alla quale partecipavano tutti i vescovi allora presenti a Roma per il concilio e tra di loro il cardinale Duval. Ci fu detto dal cardinale Agagianian che Roma accoglie ed accoglie molto bene. Allora siamo sempre a beneficiare, diciamo, di questa benedizione dell'accolto. Dopo un anno padre Marchand lasciò la direzione dell'istituto e padre Joseph Gelot ne divenne il direttore fino al 72. Lui che era stato a lungo consigliere generale dei padri bianchi dal 47 al 57, è lui che ha riorganizzato la Ratio Studiorum e che riuscì a far sì che Paolo VI ci diede, diciamo, un piano intero del Palazzo dell'Apollinare nel 67, dopo 3 anni, diciamo, di vita transitoria dalla casa delle suore bianche. Dopodiché potremmo lasciare la parola a Monsignor Fitzgerald. L'istituto, vedete, ha potuto in 4 mesi riuscire un trasferimento, una migrazione e dunque una ripresa a Roma, dove inizia allora un'altra storia. E penso che è stato proprio un evento non soltanto direi importante, ma anche provvidenziale, perché a Roma si preparavano per noi altre prospettive, altre possibilità e soprattutto altri impegni in materia di dialogo a scala non più magrebina, ma mondiale. E perciò lascio la parola a Monsignor Fitzgerald.